questa è la nuova Cabrini Drifter 2015, che è appunto il kite è dedicato al wave riding di Cabrini, ed è il kite che usa Pete e il kite che usa Kiai, che è due volte campione del mondo wave. Come vedete, il kite non è cambiato molto, anzi è rimasto esattamente lo stesso, perché semplicemente non siamo riusciti a trovare un modo per migliorarlo. Per il 9 metri, che è la misura da cui si parte per disegnare la maggior parte dei kite, hanno fatto più di 10 prototipi quest'anno e nessuno volava bene come quello attuale. Quindi il kite è rimasto quello, è un kite che funziona, quindi perché modificarlo? Come vedete ha un disegno molto semplice, è un ibrido con questo tip molto, molto rettangolare, cioè molto, molto quadrato, e ha solamente 3 strap, il che lo rende un kite molto rapido, che è appunto quello che uno vuole quando si è su un surf e si insegue un'onda. Si vuole un kite che ti segua, no? Dovunque vai, e in particolare la caratteristica del drifter è anche il nome, che è difficile da capire in italiano, però drift vuol dire, è un modo anche per dire stallare, e quindi il drifter è un kite che, rispetto agli altri, quando si va dietro l'aquilone, quindi quando si va di lasco, quindi quando si fa un bottom dietro l'onda, un aquilone normale andrebbe o da una parte o dall'altra, ma cadrebbe dalla finestra di volo. Invece la caratteristica del drifter drifta, cioè rimane sempre in alto e non stalla mai, e quindi è per questo che funziona benissimo nelle onde. E un'altra caratteristica importante è che, avendo un profilo abbastanza spesso, che è difficile che voli avanti nella finestra, rimane sempre a centro finestra, il che è una cosa positiva per surfare, visto che si vuole il kite che tiri sempre, cioè non si vuole un kite che quando si fa il bottom voli tutta la finestra e vada fino al bordo. Si vuole un kite che rimanga sempre al centro, sempre dove ha un bel tiro e dove c'è la possibilità di richiamarlo in caso appunto l'onda rompa improvvisamente o si voglia fare un cutback super verticale. Quindi eccolo, questo è il Cabrini Drifter.